Un saluto da Mapo, amici di recordinggame.it. Guardate che sfida malsana stiamo per fare oggi. Formula 1 contro MotoGP, e per l'esaltezza abbiamo la F1 641 su Forza Motorsport 7, quella vista nel precedente video, e la Honda di Marc Marquez in MotoGP 2017. Chi vincerà il circuito del Mugello? Inizia la sfida. Allora, come dicevo, siamo in Italia, pronti a partire, giro lanciato, one shot, Ferrari contro Honda, via! Vediamo subito le velocità di punta, la moto sembra molto più veloce, staccatona, attenzione, alla San Donato, allora, i freni della Ferrari sembrano devastanti perché ha praticamente staccato una settimana dopo la moto. E già ha preso un largo vantaggio, qui si parla di secondi, neanche di decimi. Sinceramente non sapevo su chi puntare, anche se dopo aver provato nel precedente video la F1, un'idea me l'ero già fatta. Guardate che vantaggio incredibile. Siamo già al discesone, la prima arrabbiata. Invece la Honda MotoGP è un po' indietro, chiaramente lei deve fare i conti con le due ruote rispetto alle quattro e l'incredibile forza G della Ferrari. Impressionante. Un confronto così un po' strano, ma ci stava. Un confronto che penso in tutto il mondo si chiedano. E penso che in realtà venga più semplice pensare che le moto vadano più forte, ma pare che non sia affatto così. Guardate quanti secondi di differenza, saremo almeno a 10, secondo me. La Ferrari si appresta per spalancare il gas nel rettilineo finale, vediamo un po'. Allora, attenzione, 1.26 e 204 per la F1. Sta per arrivare la MotoGP all'ultima staccata, pronta a spalancare il gas. Comunque due giri buoni per entrambi, ma due motori completamente diversi. 1.48 e 509, ragazzi, 22,3 secondi di ritardo. Insomma, è stata una sfida un po' così, Ferrari stravincente. Ma andiamo a vedere adesso piano piano il giro per capire in ogni curva dove la Ferrari guadagna e soprattutto quanto guadagna. Allora, eccoci subito in pista, facciamo le prime tre curve, staccatona alla San Donato. MotoGP molto più veloce, ma è costretta a frenare molto in anticipo. Qui già la Ferrari sta scappando nel cambio di direzione, non ci sono i tempi di piega praticamente, rialzarsi da destra a sinistra non interessa proprio. 4 secondi, curva 4 e 5, vediamo. E anche qui un bel 2 secondi di ritardo. Abbiamo la 6, la 7, Casanova e Savelli. Entra forte la MotoGP, ma poi è costretta a lasciare. E nella controcurva, anche lì, perdiamo parecchio. 2 secondi. Curva 8 e 9, l'arrabbiata. Qui la Ferrari non ha rivali, perché l'affronta più o meno sui 260 orari. MotoGP quasi per inerzia va avanti. Vietato aprire il gas, e infatti sono 5 secondi di ritardo. Curva 10 e 11, Scarperia e Palaggio. Non ci siamo per niente già dall'entrata della prima curva destra. 3 secondi di ritardo. Curva 12, il Correntaio, vediamo un po'. Qui più o meno siamo simili. Tutte e due teniamo la corda, siamo stretti. Ma la Ferrari apre prima, infatti ci sono 2 secondi di ritardo. Biondetti 1 e 2, curve molto veloci, siamo vicini direi. Un solo secondo di ritardo. E infine la Bucine, curva 15. Un curvone lunghissimo che ci porta sul rettilineo finale. 3 secondi di ritardo. Ok ragazzi,
Quindi confronto finito, avete visto che praticamente non c'è storia. Intanto che parlo vi metto come sottofondo il replay del giro corso prima con la MotoGP o con telecamera TV, questo perché è venuto davvero bene, le linee molto pulite ed è anche un piacere apprezzare come vengano posti i replay in MotoGP 17, come penso anche il 18. Rispondo a qualche domandina che mi state facendo in questa settimana. Allora, perché ho iniziato a giocare a MotoGP 17 e non dal 18? Beh, semplicemente per una questione di costi. Il 17 era in omaggio, diciamo, col Game Pass da 2 euro per questi 2 mesi. Game Pass che non penso rinnoverò, perché diciamo non sono mai giochi più recenti, poi comunque il fatto già che ci sia una scadenza per me è un limite, e quindi ho detto proviamo il 17. Il 18 l'ho visto, mi piace. Però sinceramente spendere più di 50 euro per un gioco del genere non mi va. Cioè avrei dovuto sicuramente aver avuto l'intenzione di giocarlo, dovevo iniziare più o meno in linea con il campionato, così da portare più o meno le stesse gare come nella realtà. Quindi questo spiega anche il perché abbia voluto paragonare Forza Motorsport 7 con MotoGP 17, non solo per una questione di costi, ma anche perché i due giochi sono usciti nello stesso periodo temporale e quindi è più giusto paragonare loro due. Sempre parlando di giochi, i prossimi che comprerò probabilmente saranno Forza Horizon 4 e poi Red Dead Redemption 2 quando uscirà. A proposito di Horizon 4, è uscito ieri o l'altro ieri la demo e ho fatto proprio una partita di un minuto, non ho neanche completata, e purtroppo mi ha un po' scoraggiato, devo dire, perché c'è troppo quella componente arcade che non lo so. Comunque, detto tra noi, penso di comprarlo. Video finito ragazzi, la settimana è stata abbastanza impegnativa e quindi niente, adesso mi godo questi 2 giorni di riposo per poi ripartire lunedì. Ancora non so con che cosa, ma potrebbe anche ritornare Mafia 3, giusto per partire con un episodio un po' leggero e non dannarmi troppo col montaggio nel weekend. Per cui è tutto, un saluto da Mapo. No beh, aspetta, un saluto da Mapo, facciamolo dal vivo sto giro. Saluti da Mapo, buon weekend a tutti, ciao ragazzi.